Salve a tutti, siamo qui noi nuovi in questo video, ragazzi. Oggi cercheremo di comprare un garage partendo da un dollaro fino a un miliardo di dollari. Cercheremo di diventare ricchi con il business dei garage con tutte le auto dentro. Quindi so che è un po' complicata da spiegare la situazione, ragazzi, ma aspettate, aspettate che devo come ca... Wow, vecchia! No, è fuori, dai, mannaggia la miseria. Ok, ragazzi, aspetta, aspetta, basta, finito, basta, dai, hai vinto tutto, dai, che devo andare a questa cosa di aste, hai capito come funziona, no, tesoro? Ma che caspita, ma come ti muovi? Ok, ferma, ok, allora, ti dicevo, vabbè, non so che non ti interessa, allenati pure con l'allenatore che so che ogni tanto lo... con la maschera sei pure venuta fuori, con la maschera, sì. ma sei un mostro, sei, no! Scusa, aspetta, che caspita, aspetta. Mi sono piegato, aiuto, il mio cappello. Mio cappello da tennista. Vabbè, sai cosa? Adesso mi butto in piscina per ripicca e... Niente. Perché non potevamo comprare una piscina un po' più profonda? Guarda qua. Neanche posso buttarmi in piscina. Ecco, perfetto. Vabbè, ho capito. No, aspetta, tesoro, aspetta. Non dovevi soffocare veramente. Aspetta, tesoro. Aspetta, che caspita. Come faccio a prenderti adesso? Vabbè, senti, vabbè, dai, ci sentiamo presto, dai. Chiamo qualcuno, dai, chiamo i carabinieri. Ecco, che ti vengono a prendere. Eccoci qua, guarda, servizi, chiamo la polizia. Sto chiamando, vabbè. Ok, ragazzi. Allora, questo. A parte gli scherzi, ragazzi, eccoci qua. Questa non è la nostra casa, ma è un Airbnb. Ma comunque adesso dobbiamo andare alla prima asta. Quindi siete pronti? La prima asta ovviamente sarà da un dollaro e quindi sarà molto economica, immagino. Ma andiamo a vedere che cosa succede. Adesso dobbiamo andare verso Sandy. Quindi ci hanno dato una posizione ben precisa su dove si trova la prima asta. Conosceremo il tizio che gestisce tutte queste aste e cercheremo di arrivare appunto a un milione di dollari rivendendo e comprando questi garage. Allora, per quanto riguarda l'asta, adesso dovrebbe trovarsi a Sandy Shores e abbiamo un budget di 200 dollari, che significa che per la prima asta abbiamo 200 dollari massimo da spendere. Ma vediamo se i veicoli veramente valgono la pena. Ed eccoci qua, ragazzi, a Sandy Shores. Quindi adesso vediamo di raggiungere l'asta, perché ci stanno sicuramente aspettando. Non voglio arrivare tardi, perché questa è la prima asta a cui dobbiamo partecipare, e quindi per questo motivo dobbiamo essere in tempo. Dobbiamo farci riconoscere dal tizio, la polizia. Oh, stavo andando decisamente troppo veloce. Allora, andiamo qua, mettiamo la freccia a destra. Aggiusto che questo è completamente oscurato, ha le luci completamente oscurate. Ci sono delle persone nude qua. Che roba strana, ma eccoci qui. Allora, caspiterina, credo che sia questa. Almeno questo è il punto che hanno messo loro. Quindi adesso veniamo con questa macchina. Ma dopo, se recuperiamo effettivamente qualcosa, dobbiamo portare un camion o un rimorchio o un qualcosa, insomma. Quindi, sì, vediamo un attimo. Cioè, allora, questa ragazzi, sembrerebbe... Oh, buongiorno. Buongiorno, chi è lei? Roberto, cioè, dovrei essere nella lista. Non c'è nessuna lista, la Nasda perde tutti. Ah, questa è la Nasda, ok, come non detto. Certo. Sì. Dicevo, signori, sì. Buongiorno. Buongiorno a voi, signori, buongiorno. Allora, potete dare un'occhiata intorno ai veicoli? Date un'occhiata, non graffiate i veicoli. Sì. Perché... quali sono i veicoli? Questi sono i veicoli? Questi sono i veicoli. Questi quattro qua sono all'asta? Ah, sono quattro, sì. Ma sono... praticamente delle carrozzerie e basta. Vabbè, ok. Ok. È un'asta, a me importa poco. Vabbè, possiamo già girare tra i veicoli allora? Sì. Ok, grazie. Ottimo, ragazzi. Allora, come vedete, c'è poco da vedere. Ci sono quattro macchine e fanno tutte letteralmente schifo. Quindi, guardate questa. Ma come fanno a pensare di vendere una roba del genere all'asta? Questa va buttata nel coso, come si chiama? Nello fascia carrozze. No, ma come? Aspetta. Allora, qua ci sono dei vetri spaccati, ma questa è quella che forse mi interessa di più. Ma quanto volete che valga? Non c'ha manco il motore. Sì, Allora l'asta inizierà tra poco, signore, e non deve puntare ora, deve ancora iniziare. Allora l'asta inizia da un dollaro. Chi punta un dollaro? Un dollaro, qua. Il signore ha puntato un dollaro, anche l'altro signore, non può, non va bene. Chi punta un dollaro e cinque? Un dollaro e cinque. Un dollaro e cinque. Un dollaro e cinque uno, il signore ha puntato $4. Ammazza, il signore c'ha soldi. Chi punta di più? Ah, il signore ha puntato $5. Signore, che fa lei? Se ne va, ok. Ma lei, scusi, che sta a fare qua? Io niente. Ah, è solo di passaggio. Che è venuto a fare? Infatti. Allora, sei dentro. $5 uno, e due, e tre. Complimenti, signore, che ha dedicato questi bonus. Aggiudicato.
Dio, bolidi insomma, però probabilmente devo spendere di più dal crostaccia carrozze piuttosto che... Però vabbè, eccoci qua. Vedo un po' lei, ha vinto lei, mi Sì. dia 5 dollari. Sì, mi dica pure il suo indirizzo, che così le mando i soldi. No, Via Galileo. no, non quello, dico il numero di telefono. Ah, 3, 3, 3, 3, 1, 1, 4, 3, 1, 4, 3, 1, 1, 3, 1, 4. 3, 4. 5 dollari, mio nome è Aieia Brazor. Sì, fatto, fatto, mandati i soldi. Aieie Asta t'ho Ricevuti. chiamato, eh? Va bene, Ok, va a bene. posto, a posto. Allora, non si perde l'asta oggi alle 17 a Koreatown. Va bene. Attenzione lì, Sì. attenzione. Sì, ok, va bene. Allora Porti i soldi. porto Anche voi, i signori, soldi. siete invitati. Sì, Lei va no, bene, che grazie. lei che è venuto così a vuoto, non venga lì a vuoto Vabbè, adesso vedo. Allora. Quindi questi li devo portare via in qualche modo. Allora, ragazzi, che cosa ne pensate voi? Secondo voi ho fatto una buona offerta, un buon affare? Oh, sono spariti tutti. Oppure no? Secondo me, no, forse. Però proviamo a venderli a ferro Ah, vecchio mi perché tocca la è curiosità che ci fa con questi veicoli. possibile. Penso di venderli direttamente perché purtroppo non c'è molto da fare. Quindi li venderò a ferro vecchio senza doverli modificare perché non è possibile ripararli. Questi sono irreparabili. E quindi cercherò di venderli a un mio amico che comunque usa i pezzi per fare altre cose. Dovevo pensarci io, mannaggia. Va bene, va bene. Sì, vabbè. Dai, arrivederci. Ci vediamo dopo, oggi Arrivederci. pomeriggio. Ciao, 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 ciao. Bene, ragazzi, allora adesso però dobbiamo andare a prendere il rimorchio per caricare tutte queste robe. Allora, questo Range Rover c'ha il gancio di traino. Mannaggia, no, non ce l'ha. Vabbè, devo cambiare veicolo. Ci vediamo dopo a sto punto. Prendiamo il veicolo che useremo sempre, ogni asta. Facciamo così, dai. Ed eccoci qui, ragazzi. Guardate che veicolo che ho portato. Niente po' di meno che, ovviamente, il nostro camion a 10 posti. Questo è il camion che utilizzeremo sempre. Quindi adesso caricare queste macchine sarà un po' complicatuccio perché sono dei rottami senza ruote. Però d'ora in poi, quando effettivamente, che caspita è successo lì? Perché c'è una barriera in mezzo alla strada, non ho idea. Vediamo perché non credo di riuscire a muoverli comunque questi veicoli, no? No, in effetti non si aprono, non si accendono, non si avviano, non si sa nemmeno se ci sono i motori. C'è solamente scocca, come vi ho già detto. E quindi il problema è quello, letteralmente. Ma noi possiamo trascinarli in qualche modo. Adesso fatemi dare un'occhiata. Se io attacco magari una corda qua, no? E una corda l'attacco direttamente al veicolo qua, sono troppo lontani. Ok, allora fatemi fare un barbatrucco e vediamo se riesco a fare qualcosa. Almeno per avvicinarli. Dopo proverò magari ad attaccarlo al... cioè, metterli letteralmente sopra. Però adesso che la situazione è questa, senza bloccare la strada, fatemi provare un metodo infallibile. Ed eccoci qua. Allora facciamo un attimo manovra con il rimorchio, esattamente così. Perché poi voglio attaccarlo a sto punto al rimorchio. Vediamo un attimo se qualcosa riusciamo a fare con questi veicoli. Allora, quindi... selezioniamo ad esempio qua, mettiamo un punto qua e mettiamo magari un punto qua. Ecco, come vedete adesso la corda c'è, vediamo se si muovono, sono qua in croce. Ma non ci posso credere che si muove il rimorchio, ma non si muove la macchina. Avete visto che... Ah, boom, 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 ok. No, no, allora aspettate. Proviamo a guidare via un attimo e togliamolo da almeno di quella fanghiglia lì che da chissà da quanto tempo l'hanno lasciato lì nella fanghiglia. Ok. Oh, caspita. Ok, senza spaccare tutto. Perfetto, perfetto. Wow, bene, bene. Quindi faccio un trenino. Ciu, ciu. Mi sa che mi conviene fare... Mi sa che finirò per fare un trenino ciu ciu. L'ho capita questa storia. Vabbè, ok. Ed eccoci qua, ragazzi. Questa roba ha un po' dell'incredibile, ma ho fatto un trenino ciu ciu. Mamma mia. Ragazzi, sono letteralmente un veicolo lungo. Guardateci. Non ho mai visto una roba del genere. Vediamo se... Wow! No! Ti prego! No, non riesco a tirarli. Cos'è sta cosa? Cosa sta succedendo? Ok, trenino ciuff ciuff, non funziona a dovere, devo ammettere. Oddio, come si stanno tirando le corde. Oh, mamma mia, sta esplodendo tutto. Piano, 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 piano. Niente, devo tagliare le corde. Oh mio Dio, sì, ragazzi, ci vediamo dopo l'interruzione pubblicitaria e grazie. Ok, ci sono riuscito a finalmente prendere esattamente tutto. Non so perché mi sta facendo una foto con la fotocamera, quello lì, ma comunque sono riuscito a caricare sopra tutti i veicoli, vedete, questi qua diroccati, diciamo così. E quindi portiamoli a uno sfascia carrozze a sto punto, vediamo quanto mi dà lo sfascia carrozze per tutte queste, perché purtroppo, ragazzi, non abbiamo molte alternative. Quindi ci vediamo una volta che siamo arrivati allo sfascia carrozze, il nostro solito, e vediamo cosa ci dice. Ed eccoci qua, ragazzi, Recycling Center, centro per ovviamente riciclare i veicoli come questi.
quindi quelli veramente abbandonatissimi. Ed eccoci qua. Quindi come vedete in questa discarica, è il posto ideale per questi. Allora fatemi un attimo contrattare, vediamo quanti soldi riesco a raccimolare con questi. E niente, ci vediamo direi dopo. Guardate quanto è scintillante il mio camion, talmente tanto che mi ci specchio sopra. Vabbè, comunque, ok, sì, ci sentiamo dopo, vediamo cosa mi dicono. Bene ragazzi, non avete idea di che cosa è successo. Mi hanno dato $100, quindi non è male, essendo che l'ho pagata $5 e mi hanno dato $100. Quindi adesso ragazzi andiamo alla seconda asta, perché ho paura che ci aspettino, ovviamente come sempre. E quindi vediamo se questi $295 li riusciamo a trasformare in qualcosa di ben più grosso. Ovviamente in questo episodio dobbiamo arrivare a un milionardo. E quindi sì, insomma, capite, no? Ebbene, eccoci qua, Korea Town, ragazzi. È stato un bel viaggetto, ma probabilmente ne vale la pena. Non so quanto ho speso di benzina e di diesel qua per questo camion diesel, ma comunque penso di aver speso decisamente tanto. Quindi magari più dei soldi che mi faccio adesso con questa asta. No, vediamo com'è l'asta, sinceramente. Dovremmo essere praticamente arrivati, ma non voglio colpire altre persone con il mio rimorchio. Ed eccoci qua, c'è una macchina completamente ribaltata, che caspita. Ah, no, ok, si sta ri... ah, ok, va bene. Sarà una low rider, non ne ho la più pari idea. Comunque, sì, questa dovrebbe essere la seconda asta, ragazzi. Quella un pelino meglio di quella di prima. A base di partenza $1, credo che questa sia di base di partenza $10. Comunque, vediamo. Intanto possiamo usare i nostri 395 per fare qualcosa di sicuramente utile. Quindi fatemi dare un'occhiata un attimo alle macchine qua attorno. Vedo una vecchia, sembrerebbe essere una Lada. Non so, sapete quelle macchine sovietiche, però veramente distrutta. Ma sicuramente potrebbe avere del potenziale, essendo che magari una macchina rara importata dall'Europa, probabilmente è qualcosa di carino. Poi c'è questa che forse anche è importata dall'Europa, perché ha una targa inglese. Se qualcuno di voi la riconosce, beh, scrivetemelo nei commenti qua sotto, perché non saprei come si chiama. Sembra fatta in casa, probabilmente. Poi di là abbiamo una Vigero, ma veramente resa distrutta completamente. Ma dopo le vediamo, perché questa credo che siano due aste separate. Quindi questa è l'asta 1 e questa è l'asta 2. Ovviamente quello che dobbiamo fare noi è vincerle entrambe, così possiamo fare il doppio del guadagno. Allora, vediamo un attimo, c'è di nuovo il tizio. Buongiorno. Buongiorno ragazzi. Sì. Come detto, questa è la asta più importante di oggi. Ah. Come potete vedere, qui abbiamo dei veicoli. Abbiamo due aste, una qui e una di là. Avevo ragione allora. Una sì. Di là e una di qui. Potete vedere questi veicoli, avete un minuto di tempo. Un minuto e basta, che caspita. Questo non c'ha manco i finestrini. Niente proprio, né davanti né dietro. Questa almeno sì, fatemi vedere un po' come l'interno. Mamma mia, sembra che sia stata in guerra questa macchina. Cioè, incredibile. Oh mio Dio, pazzesca. Non si apre il bagagliaio perché probabilmente è troppo incrostato. Non si apre, le portiere si aprono. Sì, la portiera davanti si apre, la portiera dietro. Gli ha detto di toccare la macchina. Non si toccano i veicoli. Non si fa, non si toccano. Ah, mi scusi, non l'ho fatta apposta, non avevo capito questa regola. Mi scusi davvero, ecco. Mi rischiamo di perdere il valore del veicolo. Giusto. Se lei fa un danno, chi me lo ripaga a me? Vero, vero, mi scusi. La stenizia valore di partenza $10, $10, $10. Chi offre $10? Il signore offre $10 e dice no. Ah, il signore qui con la camicetta X3XL. 20. 10 da... Ehi, 20. Sì. $20, chi offre di più? Chi offre di più? $20 1, $20 2. Signore, lei offre di $35? Ma... $35 per il signore. Dai, che caspita. Più di... Nere e verde, $35 1, $35 2. 70. $70. $70 per... Il signor, come si chiama lei? Roberto, Roberto. Oh, oggi nuovo signor Roberto, qui ci vuole regalare i soldi. Perfetto. 71. 72, lei ha puntato $85? Oh, il signore, fa no. Famiglia. 85,1. Guardi, come? Guardi che sigma. 85,2. 85,3. Ha giudicato la macchina per le macchine per 75,3. Troppo, 3, troppo, 85. Troppo. Non si lamenti come... No, 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 non era per lamentarsi con lei. Era sottovoce, me lo stavo dicendo a me stesso, insomma. Troppo, troppo, troppo. Vado a firmare i moduli per Vabbè. Poi ritirare i... Andiamo a vedere, ragazzi, invece le altre macchine, mentre quello lì ha vinto la $85 per quelle due. Una è fatta di cartone, letteralmente non ha nessun tipo di valore. Poi magari mi sbaglio io, magari quello lì, non so. Però, insomma, capito, mi sembrava un po'... Ha detto che si chiama signor Lake, ha fatto un bello affare. Qui, invece, qui, come minimo vale $1000 questa. Allora, questa è una Vigero, quindi come vi dicevo, tutta mezza distrutta. E questo è un camioncino, non so neanche di che epoca, ma sembra una Jeep. Però una Jeep modificata allungata, non c'ha le portiere. Ha una roba della Coca-Cola sopra, una roba strana, guardate, non posso toccarla, ma... Bene signori, sposatevi tutti di qua, la prossima osta sta per... C'è anche un sacco di spazio dietro, chissà di che anno è, cavolo, adesso glielo chiedo, mi sa. L'osta sta per iniziare, qui abbiamo una muscle car.
Ok. E dopo lì che ho mezzo furgoncino. Che cos'è il mezzo furgoncino? Una Jeep? Facci vedere un attimo dai dati qui. Vorrei sapere anche di che anno è, che motore c'ha sotto. Vabbè, ma lei vuole sapere troppe cose. Ma il minimo, le basi. Vi apro il bagagliaio, signori, fate voi, vedete voi, perché io faccio solo la... Ma l'ha già chiuso. Che cosa... Scusi, aspetta. Grazie. Ok, sembra un vuoto. Strano, però ok, va bene. Bene, avete già fatto il giro di ricognizione? Sì. Perfetto. Allora, signori, l'asta inizia a partire tra... Adesso, $10. Chi offre $10? 35. Signor Roberto, $35. Parti scatenato, signor Roberto. Signor con la camicetta, che cosa da dire? $45? 45, uno per il signor con la camicetta. 45, 2... 50! $50, signor Roberto. $65, il signor col telefono. 70! $70, il signor... scusate, mi metto qui che sennò non vedo più niente. $70, signor Roberto. 71, 72... Come, signor con la maglia strisce? $95! Wow! 95,1! 150! Oh, signor Roberto, 150. 150, signori, è chiuso così? 151, 152, dai signori, questi veicoli valgono $1000 l'uno minimo. E 153, ma dai! Ha vinto anche questo, signor Roberto. Sì, adesso le mando i soldi, Sì, sì, mandi. Allora, wallet. Mi deve ridare il suo numero, per favore, però. Ma signor Roberto, 250. Deve diventare una scocciatura. 250, 74 o 14. TTP 14 145 066. Signor Roberto, non compri più, per favore. Si deve fare ogni volta così. No, 250 145 0366. Ma perché 250? 205. Ah, 205. Ah, 205. Mi ricordavo male. Ok, quanti è? 150. Eccoli qua. 150 lei. E mandati. Mandati 150. Vorrebbe averli ricevuti. Signori, chi ha comprato l'altra Asda può aspettare fino a stasera per prendere i veicoli. Mentre lei, signor Roberto, si deve muovere. Ah, perché questi devono sloggiare. Ok. Perché questi sono il parcheggio. Vabbè, non fa niente, dai, ce li ho già qua, sono due, non fa niente. Bene, ragazzi, quindi adesso andiamo a caricare questi veicoli, come sapete, proviamo intanto se si muovono, intanto, anzi, il camion lo lasciamo direttamente qua, perché spostare il camion è più energia che spostare i veicoli, quindi saliamo a bordo di questo veicolo, vediamo se si accende, vediamo un po'. Dovrebbe essere un vuoto? Ok, in effetti il suono ce l'ha, avete presente, un antichissimo vuoto. Ha un sacco di posti dietro, secondo me questo riusciamo a venderlo e a farci veramente qualcosa. Abbiamo pagato i 150, ragazzi, che, cioè, a meno che non siano da rottamare, 150 ce li danno tranquillamente. E quindi possiamo sicuramente venderli a di più. Non so bene quanto di più, però intanto carichiamolo. Direi di caricarlo al posto 9, perché questo è molto alto. E almeno così ho la possibilità di vedere esattamente dove è messo ogni volta. Vedete? Oddio, quanto alto! Ehi, caspita! Allora, prendiamo anche quell'altra che è un po'... leggermente peggio, ma so che la Vigero non solo è una muscle car, il che sicuramente si vende per di più, ma per di più ci sono anche tanti pezzi in giro, perché è una macchina sì che ha un certo... Wow! Oh mamma, adesso ho capito perché... Sottosterza, adesso ho capito perché... Wow! L'hanno spaccata tutta! Bella però! Wow, devo ammettere, davvero davvero bella. Allora, carichiamola questa, direi, al 7. Sì, facciamo al 7. E così siamo a posto veramente per tutti questi due veicoli. Purtroppo due veicoli. Sarebbe stato bello portarne a casa tutti e quattro. Due veicoli e basta. Ma insomma, adesso andiamo a venderli da qualche parte. Che dite? Allora, la prima cosa che devo fare è ovviamente quella di andarla a riparare tutte quante e riverniciarle, che sicuramente aumenterebbe molto il valore, almeno apparente. Quindi portiamole a un'officina che conosco io e così le possiamo... C'è un'altra polizia pure lì. Che caspita, ma oggi sono ovunque. Cavolo, bisogna stare un po' attenti, ragazzi. Ed eccoci qua. Allora, andiamo un attimo qua sotto. Bisogna stare un secondo attenti perché non solamente siamo altissimi, ma per di più, ecco, non dobbiamo colpire robe strane con tutte queste curve che hanno fatto per arrivare qua sotto. Quindi eccoci qui. Ragazzi, questa è la piccola officina in cui adesso cambieremo colore a questi veicoli. E quindi vediamo un attimo che cosa riusciamo a fare per migliorarli leggermente. Magari anche provare a riparare qualche pezzo, ma insomma è un po' strano, non so se ce la farò. Però proviamoci, almeno a raddrizzarli, ecco. Intanto iniziamo con questa che sicuramente è quella messa peggio. Vediamo se c'è possibilità di ripararla anche se è attaccata con lo scotch letteralmente il parabrezza, ma vediamo. Allora, entriamo qua dentro. Salve, scusatemi. Bene, allora, vediamo un secondo che cosa riusciamo a fare su questo bolide. Ed eccoci qua. Non sono riuscito a ripitturarla purtroppo, ma come vedete abbiamo riallineato tutti i pannelli. Adesso è effettivamente dritta. E oh mio Dio, cos'è successo qua? Una strage letteralmente, non mi interessa. Ma carichiamo questo veicolo di nuovo. Qualcosa sicuramente riusciamo a fare di più rispetto a prima. Quindi ricarichiamolo là. Voglio vedere l'altro invece. Voglio vedere il furgoncino.
pochino. Quello voglio capire anche se è fattibile migliorarlo. Ok, non sono riuscito proprio a fare cose miracolose, perché purtroppo ovviamente i pezzi non li abbiamo di questo veicolo, però sono riuscito a ripitturarlo, riverniciarlo, vedete, almeno di verde. Quindi adesso ha una faccia leggermente migliore. E beh, ovviamente gli ho messo anche una nuova griglia. Mi stanno sparando a me come se fosse colpa mia. No, si stanno sparando a vicenda come sempre. Guardate, come sempre si sparano a vicenda. Io me ne devo andare da qua. E non c'entro niente, aiuto. Oh, oh, sta sparando il mio camion. Ma sei vergognoso. Vattene un po' via. Oh, oh, no, 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 adesso basta, 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 basta. Ok, ok, libero, libero come una farfalla, ragazzi. Dobbiamo andarcene via perché, mamma mia che roba. Allora, andiamo a venderli adesso. Vediamo se c'è qualcuno che se li vuole comprare. Tutte queste modifiche, ragazzi, comunque sono costate 113 o 115 dollari, lo vedete? E qui, oh, 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 ho stretto troppo la curva. Caspita se ho stretto troppo la curva. Bisogna stare un attimo attenti con sto rimorchio, a fare le inversioni letteralmente a U, però, insomma. Quindi adesso siamo rimasti con 115 dollari, quindi meno di quanto siamo partiti, però abbiamo anche due veicoli. Non nuovi, ma neanche così tanto male. Quindi dai, non va così terribile. E non va così terribile per niente, ragazzi, perché guardate un po' i veicoli. Sono riuscito a venderli a Simeon per la cifra di... ben 1100 dollari. Me li ha voluti pagare 550 dollari a veicolo, che secondo lui erano un buon prezzo. E secondo me mi va bene tutto, ragazzi, perché ovviamente con quello che sono i veicoli, con quello che devo farmi. Quindi adesso abbiamo 1215 dollari, per fortuna. Il che non è male, devo ammettere, non è malvagio. Allora, vediamo se c'è qualche altra asta. Fatemi chiamare un attimo il signor Aieie qua. Vediamo un secondo se è disponibile per un'altra asta. Magari, non so, ce n'è una oggi o ce n'è una domani, giusto per sapere. Pronto, mi sente? Dimmi. C'è un'altra asta in città da qualche parte in questo periodo? Magari oggi, domani, qualcos'altro? Ma lei è ingordo. No, io sto cercando, è business, è lavoro, cioè vorrei capire se riesco a rivendere altre macchine, no? Se lei ha qualcosa, meglio anche per lei, no? Vi faccio guardare l'agenda. Sì, ne abbiamo un'altra tra due ore. Ok, ok, ok. Mi manda per favore la posizione? Oh, ma lei è secondo. Vabbè, scusi, dai, un messaggino con la posizione, non ci vuole niente. Perché sennò come faccio a sapere dove devo andare? Grazie. Vada sul sito dell'agenzia. Vabbè, le mando la posizione. Grazie, basta, grazie, a dopo. Ciao. Ok, ragazzi, allora, nel telefono vedete che quello dell'asta mi ha mandato la posizione. Quindi se vado su i messaggi, vedete che ci sono, oltre ai miei 150 dollari, c'è la posizione qua. Ti aspetto qua. Vabbè, comunque in ogni caso, ecco qua, la posizione è questa, bene o male, infatti, esattamente questo parcheggio dove siamo praticamente noi in questo momento. Quindi fatemi dare un'occhiata se riesco ad entrare con questo mega camioncione, e se riuscissi a farlo sarebbe perfetto, perché credo che l'asta sia sul tetto di questo parcheggio multipiano. E quindi, ah, cavolo, mi sto imparando un po' a guidarlo comunque con il tempo, comunque qua c'è il Blaze It, ragazzi, guardate, è una delle nostre mappe, vedete, con l'accendino che sale e scende animato, vedete, con l'insegna animata. Questa è una delle nostre mappe dei 5 Devs, che come sapete è una delle mie attività. E soprattutto, se voi volete, se siete abbonati, avete uno sconto per tutte le mappe. Non ci passo da qua con il rimorchio. E quindi mi sa che devo lasciare il rimorchio da qualche parte, ma magari non qua in mezzo, ma adesso lo sistemo e entrare solo con questo. Sì. Ok, l'ho lasciato lì, ragazzi. Dopo ci penso, solo che dentro questo parcheggio adesso devo entrare con questo. Arriviamo fino in cima a dire: ah, guardatelo, è lì sopra. È lì, letteralmente. Oddio, che ho preso sotto. Oh, mi scusi, signore, non l'ho fatta apposta. Ok, ci siamo. Allora, posso togliere il telefono ed eccoci qua all'asta. Abbiamo portato su sto mega camion, ragazzi, ho fatto una fatica per arrivare qua su, ma eccoci qui. Quindi, da quello che vedo, anche questa è una bella asticella, un po' ripiena di gente, forse più gente ancora rispetto a prima. E vediamo se c'è il signor Aieie, e credo di sì. Eccolo qua, infatti. Stia attento, signor Aieie, di non cadere sotto, perché lì è facile che scivoli e cada. Ma che, mi sta buttando una maledizione? No! Oh! Ma non ci posso credere, l'ho appena detto! T'a posto? Da posto. Si è messo pure a piovere, mannaggia. Allora, da che asta si inizia, signora Yeye? Vedo che ci sono due aste e una sola qua stavolta. Oh, con calma, con calma. Dai, che non c'è più. Fretta, 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 forza, dai. Salve, signori. Come vedete, questa è la prima asta di oggi. Dalla parte opposta c'è la seconda. Sì. Qui abbiamo i primi. Abbiamo i veicoli. Sì. Moto e veicoli due ruote di tutti i tipi. Ok, vabbè, va bene. L'asta inizia da 100 dollari. 100 dollari, wow, ok. Volete osservare i veicoli? Sì, 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 grazie. Quindi questa è una BMX Rockstar. Un monopattino elettrico
Lime, ma non è un servizio sharing quello, no? L'avete rubato, come è possibile? Lime, no, è il problema mio, questo è il veicolo. Vabbè. Rubato, e poi c'è una Honda, non è indiana, ma è dell'Iran, quindi iraniana, e quindi va bene, importata qua a Los Santos con la targa ancora iraniana, e vabbè. Sì, ok, questi sono tutti i veicoli. Ho bisogno di specificarlo? Non ho capito. No, vabbè, nel senso che mi sembrava strano che fosse... vabbè. Iniziamo da $100, genere muscoloso qui davanti a me appunto, $150, mamma mia. Ah, già subito, così a bomba proprio. 151, 152... 250! Qui... $250. Sì, Roberto. Sì, $350 invece per il signore che viene dritto da mare. 151, 352... 400! La signorina punta... 400, signore, $400, signor Roberto. Signorina, lei che cosa sta puntando? Ah, 450? 450 per la signorina. 500! 500 per il signor Roberto. 501, 502... Il muscoloso $600, $650 a 650 per il signor Roberto, 651, 652, muscoloso niente, 653, signor Roberto. Ah, caspita, non me l'aspettavo, ma wow, ok. Sarà dura rivenderli a più di 6,50, ma proviamoci. Sì, eccoci qua. Ha fatto un affare, signor. Sì, allora, un attimo solo. Bene, signori, spostiamoci tutti all'altra asta. Non vuoi i soldi prima? Ok, giusto, va bene. No, andiamo all'altra asta, meglio all'altra asta. È vero che me l'ha ricordato. Un attimo solo, allora, 1, 4, 5. Tieniteli, guarda. No, dammeli contanti. No, non c'ho contanti, dai. Ma te lo devi salvare questo. Vabbè, me lo salvo. Adesso me lo ricordo. Basta, mi sono stufato. Adesso me lo ricordo. Basta. Anche perché nei messaggi, posso mandarti dei messaggi. Dai, eccoci qua. È tutta una scusa. No, adesso scrivo. Quant'era, scusa? Quant'era? 650. Non fregare, non provare a fregarmi. Adesso te li invio, ecco qua. Non provare a fregarmi. Tasse niente, tasse. Ecco. Allora. Da quello che vedo qua, ragazzi, c'è una Fiat 1 del 95, signori. E poi questa sembrerebbe essere una Citroën, sempre dell'Iran. Io non so perché i veicoli sono importati dall'Iran. Abbiamo come davanti a noi. Però, una ok. Signor Roberto, non giri intorno alle macchine, no, finché non lo dico io, per favore. Va bene, ok, caspita. Allontanarsi dalla linea gialla. Giusto. Allora, come dicevo prima che il signor Roberto interrompesse con la sua maleducazione, abbiamo una Citroën, una Fiat 1, macchina italiana, motore incredibilmente robusto, una Fiat Panda con antenna sul tettuccio, una mini moto lì in fondo e una KTM direttamente da Napoli. Beh, ragazzi, non è che mi interessino poi permetto, così signori, tanto sti veicoli, però i veicoli. Per il resto non so, forse la Panda, perché un po' sale di valore. Roberto, fino a mo girava, ma non gira più? Una volta che le do il permesso non gira? No, mi sto guardando un attimo in giro, sto valutando la situazione, ecco, sto capendo un attimo cosa... Perché questa mini moto qua, mini, com'è, scusi? È veramente mini. Vedi, piccola. È molto piccola, molto, molto piccola. Tanto da fargli una foto, adesso gli faccio una foto da quanto è piccola. È carina, è troppo piccola. Non si fanno foto. È piccola, Dai, una fottina veloce, una roba veloce. Dai, per favore, vabbè. Niente foto. Chi offre $1,000 per prima? Il signore qui che sembra un barbone, $1,000? Ma no, se si parte già da 1,000, no. Roberto, vattene, non ho capito. Che ci stai facendo qua? Vabbè, ok. Giusto. Scusate, signori carissimi, possiamo riprendere. Il signore barbone ha detto $1,000. 1501, la donna d'affari, $3,000. Qui... siamo a prezzi esorbitanti. $3,500 uno. Signor Roberto, che fa? $3,500 per il signor Roberto. Sì. La donna muscolosa, $4,500. Ehi, 4501, 452, 453, signor Roberto, 454, 455, niente, signor Roberto. Niente. 456, 45, devo battere al 3. Aggiudicata, signora muscolosa. Non so, ragazzi, qualcosa mi interessava, però non c'ho i soldi, capito? Non c'ho letteralmente i soldi, signora, dovrei fare un prestito poi, ma c'è. Signora, per i soldi me li può dare anche dopo domani, non è un problema. Sentite, andiamoci a riprendere queste macchine qua che sono nostre ormai, la bicicletta. Fatemi vedere sta bicicletta, se salta per aria, se si stacca mentre pedalo. Ma non credo, sembra una buona bicicletta. Roberto! Ma come cazzo? Non l'ho fatto apposta, caspita. Stavo testando questa bici. Volevo fare clienti. Lo so, mi dispiace, non l'ho fatta. Volevo solo testare questa bici e quindi sì. Allora,
Carichiamola sopra, ragazzi. Sarà stranissimo caricare questa sopra. Ma l'ho caricata sopra. Allora, fate vedere anche il monopattino elettrico. E in effetti... Ok. Beh, dai. Non è così male. È quello della Xiaomi, tipo. Poi non so perché è brandizzato con un'altra roba, ma sicuramente a $600 lo riesco a vendere questo. Ed essendo che... forse a 400. Però essendo che tutta l'asta l'ho venduta a 600, dai, ci può stare. Ok, eccoci qua. Perfetto, caricato anche quello. Rimane so... Ehi! Ma che stai facendo? Ma che fai? Sono i tuoi clienti quelli. Oh, intanto la moto me la riprendo. E che cavolo, è mia. Che caspita. E quella motorino lì? Questo pure, c'è nell'asta? No, questo no. Sì, che c'è anche questo. Non l'avevo visto io questo. Oddio, è indonesiano. Ma dai, si levi di mezzo, è mio questo. Non l'avevo visto. I miei clienti e io non posso. Wow. Ti prendi pure la briga. Wave E, bello. Cioè, nel senso, non bello, però sì, ci sta. Sono sicuro di trovare a chi posso venderlo questo. Mi sa che la carichiamo sul rimorchio sotto e ci vediamo dopo, ragazzi, che dobbiamo andarle a vendere così come sono, perché d'altronde non hanno altro motivo di... Così come sono. Vediamo un po', ragazzi, com'è sta moto. Wow, beh, dai. Ci sta. Va abbastanza veloce. Ed è abbastanza interessante il fatto che sia riuscito a comprare una moto del genere. Wow, va più veloce di quello che pensavo. Caspita. Solo, non so, sono preoccupato un po' dalla targa iraniana, come vedete. È un po' strana con quell'1, 4, 5... Non so, quelle robe lì. 7, 8, 9... Non so, è letteralmente 1, 2, 3, 4... 5, 6, 7, no, quasi però. La targa. Vabbè, comunque. È quasi 1, 2, 3, 4. Vabbè, allora parcheggiamola tipo qua. Eccoci qui. Perfetto. Allora, portiamoli a vendere, ragazzi. So già da chi andare a venderli questi. E probabilmente qualcosa mi riesco a raccimolare. Però vediamo. Quanto? Quella BMX lassù. Quella roba lì, Rockstar. $4,500. Oh mio Dio. E nessuno lo sapeva che valeva così tanto. Per gli altri 1.500. Beh, dai, comunque sono due motorini, un coso elettrico, che sicuramente quello vale solamente 400 di su, e gli altri due motorini 1.500 in totale, che già comunque se ci fosse stato solo 1.500 sarebbe stato top. Ma quello lì, quella bici lì, solamente perché... Ma adesso gliela tiro giù un attimo, che gliela faccio vedere meglio, perché secondo me c'è qualcosa che non va. Secondo me non ha calcolato molto bene la situazione. Non è possibile che veramente questa bici valga $4,500. Solo perché era di un famoso, non so che cosa, con le ruote, non so che caspita era, un famoso biker. Wow, davvero fantastico. Va bene, allora mi dia pure il pagamento, che così adesso, sì, me li porto a casa, direi. Wow, grazie, ti auguro una buona giornata, è stato un piacere fare affari con te, quindi se mi hai dato 4.500 significa che vale ancora di più di 4.500, ma a me va assolutamente bene perché adesso abbiamo $6,565, perfetto. Il che significa che abbiamo un po' già di margine per poter andare un'asta ancora migliore, un'asta ancora più grossa e ancora più di valore, direi. Però aspettate che ho preso un palo. Ok, ci siamo, benissimo. Vediamo, chiamiamo Aieie un'altra volta, vediamo se qualcosa ci sa dare di nuovo, perché è un dispensatore di aste Aieie, fantastico. Pronto? Pronto, ciao Aieie. Mamma. Ciao, sono Roberto. Non è che c'è un'altra asta da qualche parte? Ma non è che te la smetti un poco? Ma scusa, io sono uno dei maggiori tuoi clienti. Stai molestando. Ma io sono uno dei tuoi maggiori clienti, ti sto dando soldi. Meglio di così, cosa vuoi? E neanche ti faccio domande, cioè, li prendo e basta, dai. No, un'altra asta, dai. Una roba un po' più grossa questa volta, una roba un po' più grande. Vuoi utilizzare il sito delle alte, no? Mi devi dare fastidio a me. Vabbè, mo ti mando la posizione. Sì, ciao. Grazie, ciao. Oh mio Dio, ma che... posto è questo? Caspiterina, un garage. Oh, adesso si ragiona. Ok, signori, questa sì che è una. Questa nuova asda. Bene, ciao, bene. Ciao Roberto, ciao. Ciao. Non mi mancavi. Ecco, bene. Bene, signori, qui abbiamo quattro veicoli: due della Fiat. Questa è la Fiat Toro. È quella brasiliana, no? Solo in Brasile, cioè. Ma che ne so io, Roberto? Io so che si chiama Fiat Toro, che ne so. Vabbè. Sta qua, mica stiamo in Brasile, eppure sta qua. Poi c'è la Fiat 500 Abarth. Ma vedete qua ha un motore. Cosa fai no con la testa tu? Che non ha un motore questa macchina. È dietro il motore, dai, lo sanno tutti. Ma che macchina strana. Poi abbiamo un Quad e un Kawasaki. Potete girare intorno ai veicoli. No, grazie. Veicoli. Allora, come vedete, cioè, questa Kawasaki è abbastanza nuova. Forse avrà 4-5 anni massimo, non lo so. Boh, fatemi sapere voi se ne conoscete questi modelli. Questo è interessante, è un Quad della Monster. Ma soprattutto le gomme sono letteralmente nuove avanti e dietro. Dietro le gomme un po' più grandi. Ecco, questo è il motore della... Vabbè,
vabbè, ovviamente iconica 500 Abarth. Cosa c'è scritto? 595 SS. Quindi insomma non stiamo neanche scherzando qua, ragazzi. Povero non è dietro. No, lì no. E poi questo invece è la Toro, che sapete che è una macchina, una Fiat, che esiste solo, come tutti quei modelli, solamente in Brasile. E quindi è una Fiat brasiliana di importazione. Avete guardato? Sì, sì, abbiamo guardato. Bene, signori, l'asta inizio. Sì. Inizio da $2,000. $2,000? Da $2,000. Sì, signor Roberto, che fanno nei fondi? Boh. E che si è venuto a fare? Mi sa che, ragazzi, non abbiamo i fondi davvero, perché se parte da 2,000-6,500 è dura qua. Ci proviamo lo stesso, perché le macchine sono molto interessanti, però caspita, non so se ce la farò col bar. La signora torcia. Ha puntato 3000, mi dispiace Roberto. 3200 signor Roberto, 3200 3. Oh, che lavoro difficile estenuante. Signor Joker ha puntato $4,000. 4200 signor Roberto. Joker 4500 Joker 55. Perfetto, Joker 551 552 5601 e due, la signora con la torcia, ho sentito $6,000. La signora con la torcia, intendo. Dai! $6,000. 6,200. Joker 6,250. La signora lì con la torcia, 6,350. 6,4. 6,4, su Roberto. 6,4,1. 6,4,2. $645 ha detto, signora con la torcia. 6,450. 6,500. 6,500. 6,501. Cioè, ultima offerta, non posso andare avanti. Non ho più soldi. E due? Non ho più soldi. E tre? Ma io ci credo, signor Roberto. Ma ha una fortuna. Wow! Lei è fortunato. Oh mio Dio, questo è il garage da $10,000 e l'abbiamo aggiudicato per 6,500. Non c'avevo i soldi. Che fortuna! Oddio. Perfetto, perfetto. Ottimo. Allora, aspetta che ti mando i soldi come sempre. Oddio. Oh, è stata sudata questa per me, eh. Perché ti mando via messaggio come sempre. 6,500. Eccolo qua. Fatto. Me lo pago un caffè dopo tutti i disturbi che mi dà. $6,500 per l'asta. Il caffè, beh, più che hai pagato. Sottinteso. Vabbè, amica, senti, dai. Fammi vedere questi veicoli qua. Allora, vediamo un po'. Dai, sì, te lo pago un caffè. Dai, mi sembra. Sento male. Se dai, ti do un $5 per il caffè. Dai, eccoli qua. Giusto perché mi dai tutte queste aste qua. Guarda, ti mando anche un bacettino. Ecco qua, un bel bacetto come emoji. Ecco, così sei contento. A due te ne ho mandati addirittura. Fatemi vedere un attimo queste macchine, ragazzi, perché questa deve essere incredibile, la Abarth SS. Guardate che interno, con il volante sportivo Abarth, c'è scritto 595 SS, proprio di quella giusta. E guardate i sedili dentro, molto, cioè, spogli ovviamente, senza nemmeno le cinture di sicurezza e senza nemmeno i poggiatesta, ma è proprio questo il bello, il brivido. Poi ci sopra ci sono un po' di valigie, non so se quelle contengono qualcosa oppure no, comunque molto interessante. Quindi adesso, ragazzi, andiamole a portare. Mi ha risposto qualcosa? Ok, mi ha mandato un... Ma è un dito medio questo? Ma è un dito medio? Ma no! Ah. Guarda, allora, cioè, se tu mi mandi un dito medio, io ti mando questo. Ah, vedi che ho fatto la foto alla fin fine alla minimoto. Mi avevi detto che io farò la foto, l'avevo fatta. Vabbè, dai. Ma allora non mi posso fidare di te, vabbè, ho capito. No, era una battuta, dai, tu mi mandi i terzi, i diti medi quando ti mando i bacetti. Tu sei veramente una... Dai, una pupù, no, tu sei una pupù, non io una pupù. Simeon, oh Simeon delle mie breame, vieni qua che ti vendo un paio di veicoli interessanti. Ok, Ragazzi, facciamoci dare una quotazione da Simeon riguardo a queste macchine. Vediamo che gruzzoletto riusciamo a raccimolare. Come avete idea adesso, ho ben zero. No, dai, ho $65. Il che è praticamente simile a zero. Ma almeno ho un bel po' di veicoli interessanti. Speriamo di farci più di 6,500, perché sennò... Guarda, Simeon, ti faccio vedere. Allora, queste sopra sono quelle più... Insomma, un po' normali, però vorrei una quotazione anche per queste. Certo, la Toro sicuramente è nuova, varrà probabilmente di più. Però guarda questo pezzettino qua, guarda che cosa ti ho trovato. Queste sono praticamente introvabili. Una SS così è introvabile. Sarebbe il top, che dici? È anche perfetta, di carrozzeria, di tutto è perfetta. Anche gli interni. Quanto? 4.500 a veicolo. Arrotondandosi tra la Toro e quelle robe lì. Ok, quindi sono 4.500, 9.000, 13.500 solamente dalle tre macchine. E quella invece? $40,000 per quella macchina, ti posso dare 40. Che bel gioiellino, riesco a piazzarla bene bene bene. C'è tanta domanda per quella 500. Wow, $40,000. Wow, non so perché tu abbia il rosa qui, ma
Davvero, è sempre bello fare affari con te. Sempre bello, ci sentiamo dopo, ci vediamo dopo sicuro. Adesso ti sposto la 500, te la parcheggio vicino e finalizziamo le vendite e ci vediamo dopo, che dici? Ma che cosa diamine ci fa una Nimbus 2000 parcheggiata qui? Non ne ho la più pallida idea. Sì, ma sei diventato un mago. Vabbè, il mago con i prezzi, davvero. Comunque, dai, smontiamogli tutto, ragazzi, ci vediamo dopo. Aieiei! Pronto? Mi senti? Mi vedi? Ah, pronto. Ciao, adesso ti vedo. E non solo mi chiami, ma Mombo pure mi fa la videochiamata. Vabbè, così ci vediamo in faccia, così, non so, so che ti mancavo. Ma chi ti vuole vedere? Ci mancavo, lo so che ti mancavo. Cazzo, sto andando qua, mi è finita pure la benzina. Vabbè, se vuoi ti vengo a dare una mano, un passaggio, dai, facciamo così, tra amici ci si aiuta, no? Vabbè, dai, c'è qualche altra assa? Sto andando proprio mo. Ah, ok, mandami la posizione, a dopo, ciao. Okay. Perfetto, ragazzi. Facciamoci mandare la posizione di quest'altra asta. Come vedete, in questo momento abbiamo un bel gruzzoletto da parte. Siamo già a 58.065 dollari, il che è davvero spaziale. Ed è per questo, ragazzi, che adesso possiamo partecipare all'asta dei 100.000 dollari. Auto da 100.000 dollari? Iniziano ad avere senso. Bene, ragazzi, mi trovo sulla Sunset perché a quanto pare questo posto è l'Eclipse. Wow, ma che fa il mio No, a parte gli scherzi. Che caspita! Oh, non volevo distruggervi tutti! Scusatemi! Non so perché il mio... non so perché il mio rimorchio ha vita propria oggi! Forse perché ha abbassato lì la rampa dietro, non lo so! Ok, beh, siamo arrivati. Bene. Allora, questa è l'Eclipse Tower, ragazzi. Parcheggiamo qua fuori perché dopo il veicolo assolutamente ci servirà, spero, se mi aggiudico quest'asta. E quindi vediamo un secondo di... Eccoci qua, arrivare qui. E speriamo che dopo il rimorchio non abbia di questi problemi. E entriamo dentro. A quanto pare anche qua c'è un altro garage interessante. Vediamo un po'. Parking. Dovrebbe essere qui dentro. Secondo Aieie. Bene, signori, l'asta sta per ci picchia. Iniziare. No, aspetta, Aieie, eccomi qua. Però potete controllare i veicoli. Avete okay. 2 minuti di tempo. Oh, cavolo, ok, subito, corro. Allora, qui c'è una GT3 RS. E che c'è? Mi avevi detto che potevo controllare i veicoli. Prima vi devo dare via. Ma signori, scusatelo, ma è un incompetente. Ma non è, ma... Prima devo presentare i veicoli, però. Sì. Abbiamo qui una Porsche. Sì. Senza motore pure questa. Ma dove è dietro anche questo il motore? Ah, è dietro anche questo. Sì. È una Porsche. O questa mi sembra una Kawasaki. Non Ninja. Vorrei dire una cavola. Che vuoi? Kawasaki Ninja. Ma come ti permetti? Perché? Che cosa ho detto? È il nome del modello. Mi sembrava un insulto. No. Abbiamo un Defender. Un Jeep, sì? Defender. Questo sì? Ce l'ha il motore. Non è una Jeep, è un Range Rover, è un Land Rover Defender. Non oh, è Jeep. Ma perché non ti metti a fare tu il mio lavoro? Vabbè, ok, ho capito. Vabbè, dai. Abbiamo una Challenger Hellcat, questa c'è il motore. Sì. E poi abbiamo un'altra Kawasaki, perfetto. Potete controllare i veicoli, signori. Non si fanno foto, Roberto. Scusa. Roberto, mo ti tiro una capocciata, ne hai capito? Sì, scusa. Togli il telefono. Sì, tolgo. Fatto. Vai, tranquillo. Vabbè. Sì. Signora, lei la può tenere il telefono, faccia tutte le foto che vuole. Ma... Ho capito. Roberto, se devi controllare i veicoli, controlla. Non mi sì, controllo. Posso andare in giro. Ma potete andare. Allora, questa, bene. Questa è una GT3 RS, come vedete, non posso toccarla, ma guardate, l'interno è letteralmente immacolato. Bella, rarissima, incredibile. Questa vale più di 200.000 dollari. Poi Kawasaki Ninja, non so quanto valga, ma spettacolare, anche con questa fibra di carbonio, sembra una roba stranissima, particolare. Nuovo Defender, niente di che, nel senso sarà da 60-80 mila massimo dollari. Quindi siamo già probabilmente a 300 mila di valore, o qualcosa del genere. Hellcat, questa ovviamente, quanto varrà? 60 mila? Una roba del genere, non so. Io le sto sparando così, però forse questa, essendo che è una... non so. Vabbè, comunque, poi c'è questa che non so se è una... L'asta per iniziare, l'asta inizia da 100.000 dollari. Ma come da 100.000? No, scusate, c'è un errore di prezzo, scusa. Ah, ok, 20.000 no, perché... dollari. Ah, 20.000 dollari, ok, bene, sì. Calma, Roberto, mamma mia. No, scusa. Sembra puntualizzare. Sembra da informazioni errate alla gente, poi qua la gente si spaventa un attimo, no? Ma l'unico spaventato mi sembra lei. Comunque, iniziamo. La signora con la maglia gialla, 20.000 dollari punta. 20.000 dollari, uno, signore, chi punta di più? 25.000? 21, 25, dai, 25.000. 25.000 dove è Roberto? Sì. Il signore con la maglia strisce ha detto 27.000 per il signore,
35.000 per la maglia, la signora con la maglia, la bellissima signora con la maglia gialla. 38. Sono rimasto a $35.000 per la signora. 38. 38. 35.000 non 30... mi sento, ragazzi, di 38.000, 38! Ah, 38.000 per Roberto, per Vedo, 38.000. No. Ragazzi, dovete un po' gridare che io non ci sento bene. Soprattutto Roberto, lo senti bene. Il signore qui dietro ha puntato 45.000, mamma mia il signore. 50.000 la signora con la maglia gialla. Poi sì. 50.000, 52.000. 54.000, 54.000. 54.000 per Roberto. La signora punta 55.000, la signora con la bellissima chioma di capelli bionda. 56. 56. Mi scusi, Roberto, che non la sento bene. No, perché sennò... no, perché... 56.001. Sì. Ok, signori, 56.001. Signora? No, ma perché gli altri tagli veloce con me? 56.002. Io 56.002. Ok. 56.003. Nessuno? Ah, facciamo nel dubbio anche 56.004. Ma... Vabbè, l'ho giudicata a 56.004. Oh. Lei è molto fortunato. Mamma mia. Mi dispiace, non si arrabbi con me, non hai soldi, che volete me. Ah, cavolo, allora, fammi... Più, io ho fatto di tutto, vado, signora. Ha fatto di tutto davvero, ecco. Allora, 65.000 e sono è tuoi. È il caffè, ecco. No, il caffè, dai, no, oggi il caffè pure, il caffè. Caffè Roberto, anche. E qua... 5 di caffè, dai, 5 di caffè. Ti prendo uno Starbucks con 5. Lo Starbucks ti prendi, dai, non ti pica caffè. Mamma mia. Più danni soldi, più sono tirchi. Oh, bene ragazzi, abbiamo la GT3 RS e abbiamo... Però non abbiamo più soldi. E il Defender e la Hellcat e abbiamo tutto quello... mi scusi. E abbiamo veramente tutto. Quindi adesso portiamo le macchine su. Qualcuno me la guida, soprattutto la GT3 RS. Vabbè. Vediamo di andarla a vendere da qualcuno di importante. Bene, Roberto. Sì? Mi abbrovo rotto le scatole. Senti, scusi, ma lei è in mezzo, voglio entrare nella mia macchina. Vabbè, facciamo così, si scavalco, grazie. Guarda te, Karen qua. Allora, scendiamo un attimo, sentiamo com'è. Beh, dai, non mi lamento, buono. Proprio un Hellcat, per fortuna, almeno non è clickbait. Poi, cosa abbiamo qua? Ah, ecco, la GT3 RS, voglio accendere anche questa. Guardate le... Fiammate le scintille! Mio Dio! Signor Roberto, non smette di fare casino qui dentro. Scusi. Non è un parco giochi, ho capito, hai ragione. Però le macchine sono B e quindi vabbè, Roberto, adesso... Ha capito? Sì, ho capito. Ho capito. Piano. Ok, allora, carichiamole tutte sul camion. A chi le posso vendere? Perché queste sì, ma mi sa che non le accetta. Bene, ragazzi! Abbiamo caricato sopra il camion tutte le macchine e adesso dobbiamo andarle a vendere. Qualcuno che si compra auto di lusso del genere... sarà dura trovarlo, ma qualcuno dobbiamo trovare. Quindi, sì, aspettate un attimo che faccio un paio di giro di telefonate. Intanto ce lo portiamo in un posto sicuro queste macchine, perché sono dei gioiellini e sono nuove soprattutto. Quindi veramente spaziale. Aieie, nonostante tutto il comportamento che ha, però ci sta facendo guadagnare un sacco di soldi. Ed eccoci qua, ragazzi. Ci troviamo al San Andreas Gallery dell'arte moderna. E qui, a quanto pare, mi accettano i veicoli. Quindi c'è anche un venditore che mi aspetta esattamente qui e vuole acquistare i veicoli per la galleria, che poi chissà, lo venderà a qualche cliente probabilmente super ricco. E oh, caspita, l'inversione a uno. Sono proprio il forte di questo veicolo. Ma eccoci qua. Bene, allora, facciamole scendere tutte. Vediamo cosa mi dice lui appena arriva, come prezzi e come guadagno che avrò potenziale. Anche perché, ragazzi, abbiamo veramente fatto... Eccolo qua che sta arrivando. Un affare gigante. Abbiamo preso non so che valore di auto per veramente quei soldi irrisori. 58.000 non è nulla. Ciao, amico, ciao. Senti, guarda, questi sono i veicoli. Qualcuno va magari un po' pulito, tipo quel Range Rover lì che adesso si è un po' sporcato nel tragitto. Ma per il resto abbiamo l'Hellcat, la GT3 RS, una Ninja. Abbiamo un paio di veicoli interessanti, quindi... Fammi un attimo un prezzo e io, sì, te li vendo immediatamente se possibile, sai? Ok, allora, per la GT3 RS sono 200.000, il che ci può stare un po' bassino forse, ma ci può stare. E per tutti gli altri sono 256.065. Mazza, molto preciso, devo ammettere, ma va benissimo, va benissimo. Allora te li vendo tutti per quella cifra lì. Quindi in totale sono 456.065. Ok, va bene, sì. Oh mio Dio, ragazzi, mi sono appena accorto che abbiamo fatto un casino. Sono andato in negativo prima quando ho mandato i soldi a Yeye. Gli ho mandato 65.000, l'asta era da... Non mi ha detto niente quel farabutto, adesso lo devo chiamare per forza. Non ci posso credere, mi ha fregato praticamente. Incredibile. Pronto?
Pronto, pronto. Oh, mamma mia, ma pure quando sono in vacanza. Come in vacanza? Oh, no, intanto una cosa. Mi hai fregato, non mi hai detto che ti avevo dato di più. Erano 65, erano 58.000 e ti ho dato 65.000. Non mica mi hai detto niente, mi sono accorto adesso per sbaglio. Pensavo che era un ragolino, mica un problema mio, non ho capito. No, vorrei che mi tornassi quei 7.000, per favore. Sì, mo tra un po', na, aspetta che arrivo. Oh, è pescina. Madonna. Lo so che stai facendo finta. Hai toccato da giù. Oh, calma Roberto, Almiamoci un attimo. Mi dai Perché devo... 7.000 indietro o no? Sì, la prossima volta che ci vediamo. Quando è? Perché c'è un'altra asta, ho bisogno di un'altra asta, dai. Hai bisogno... Che sono? Lavoretti Una sono, perché... un'asta da 1 milione di dollari questa volta. Addirittura, senti, ma sono in Sì. vacanza, proprio con i 7.000 tuoi. Vabbè, ti aspetto una tua chiamata, dai, ciao. Vabbè, aspetta, va. Ho sentito una soffiata. Cioè, la soffiata, la data la devo fare io là. Che c'è? Che Ritrova. c'è? Aspetta, mi fai ragionare un attimino. Io, cazzo, sono in vacanza. Non mi trovo al lavoro Dai! fino a mo'. Ah. Ti mando la posizione tra poco. Sì, Non preoccupare. grazie. Ciao, 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 ciao. ciao, ciao. Ah, che caspita! Avere a che fare con lui è come avere a che fare con un nercocefalo. Pronto? Oh, pronto. Pronto, pronto, dimmi! Ma che fai? Vedi che ti muovi, che la danza sta per iniziare. Ah, arrivo, arrivo, arrivo. Sono arrivato praticamente. Sono fuori dall'autostrada lì. Arrivo subito. Dai. Ok, dammi un secondo, dammi un secondo. No, C'è un po' di che traffico. muoviti, Sì, superalo. tranquillo. Sì, lo supero, guarda, lo sto superando. Vai, vai, tranquillo, vai, Qua sono tranquillo. tutti pazienti qua. Sì, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Wow! Sì, a dopo, a dopo. Oh, mio Dio. Ok, la posizione è questa, ragazzi. Quindi non è che siamo così lontani. Però c'è un po' ancora di strada da fare, come vedete. E se niente, già, ci vediamo una volta che siamo arrivati. Ok, ragazzi, ci siamo. Siamo arrivati nel punto che ci dice. Ma è questo il punto che dice a Yeye? Sembra un po' strano, ma è letteralmente questo. Guardate, quando zoomo, è questo qua. E sembrerebbe essere una villa mega gigante, pazzesca. Ok, proviamo ad entrare. Vediamo se non so se ce la faccio col camion, ma ci proveremo. Però che caspita, ok. Ok, saliamo da qua. Cavolo, se si fa fatica. Ma eccoci qui. Ok, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo, ci siamo. Oh mio Dio. Guardate che villa. Incredibile. Questa è veramente, ragazzi, una villa pazzesca. Che roba incredibile, ma soprattutto guardate che bella moderna con la vista su Sandy, con la vista sul... Oh mio Dio, sul Monte Chiliad, una cosa pazzesca. Vediamo il garage. Ah, dovrebbe essere qua il garage. C'è già la gente. Oh cavolo. Ok, vediamo se c'è... Oh mio Ehi, Dio. signori, calmi, Oh sta cavolo. arrivando, eccolo, è arrivato. Ciao Aieie, scusami per il disturbo e scusami per Non è a l'attesa. me. Però non spingere il Oh mio signore, Dio. Oh, dai. mi scusi, non l'ho fatta apposta, davvero. Abbiamo 3 macchine da questo lato e 3 dall'altro. L'asta di oggi è suddivisa in 2 parti. Questo pacchetto e l'altro pacchetto là. Ok. Iniziamo da questo qui, dato che mi trovo qui perché non c'ho voglia di andare lì perché sono qui. Sì. Allora, abbiamo qui una Toyota. È Una una Supra, Toyota. sì. Roberto, per favore, non cominciamo di nuovo. Per favore, te lo chiedo. Per favore, lasciami stare. Va bene, se non dico niente, dai. Abbiamo una Toyota Supra. Poi qui abbiamo una Bugatto. Una Sì, ma che Bugatto che Bugatti? Che Bugatti? Devi dire il modello almeno. è. Un attimo. Che modello è questo? Vabbè, un modello bello che vale tanto. Non mi date fastidio. E qui abbiamo la Rolls Royce. Che cos'è quest'altra? Madonna, che lavoro, Madonna, che lavoro. Una Wright Rolls Royce Wright. Ma che cazzo di ridi? Niente, fa ridere la... Vabbè, Vabbè, iniziamo, signori. 100.000 dollari per questi veicoli, signori. dai. L'uomo in camicia cravattato qui ci offre 150.000. L'abbiamo detto. 200.000, 200.000. Un attimo. Il signore qui assomiglia a. L'attore di Batman. Vabbè, 200.000 per Roberto. Sì. La signora qui ha detto 250.000. Ah, oggi ne abbiamo di 300, soldi, eh. 300.000, 300.000. 300.000, signor Roberto. Il signore ingravattato 350.000. Come ha detto, signora, 450.000. 450.000, ok. Che c'è? 450.000 e uno. È uno che. E lo devo fare io il battitore, non tu. No, dico, è un dollaro. 450.000 dollari e un dollaro.
E mo andiamo avanti così? 454, ok. 450.000 per il signor Roberto e un dollaro perché lui, perché lui, ma vabbè. Anzi, Roberto ti devo dare i 7.000 dollari dopo. Sì, grazie. Cioè, ragazzi, Quindi stiamo incredibile. dicendo, la Queste signora ha macchine valgono detto tantissimo. La 700.000 Bugatti al dollari. centro, Il una signore 110, vale 800, tantissimo. dietro ho sentito un No, milione. 800, E un calmi, signore, milione. calmi, che quasi no. No, come un milione? 1.500.000 dollari il signore qui davanti a me. Persa, persa, Wow. persa, 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 persa. Oh, calma, Roberto, non mi dà fastidio, mamma mia, che balle. C'ho La sordi. signora ha 2 milioni? 2 milioni di dollari. Dove sono finito? Dove sono finito? Solo perché c'è la vista sul lago, qua sul Monte Cilia. Boh, adesso tutti ricchi sono. 2 milioni e 1, 2, 2 e 2, 3. La signora ha vinto i veicoli. Complimenti, signora. Ha tutto il tempo che vuole per prendersi i veicoli. Non si Vabbè. preoccupi, poi ci vediamo. Bene, signori, Congratulazioni, sì. possiamo. Sì. Calma, vado io. Sì. Bene, signori, qui abbiamo altri veicoli. Pacchetto numero 2. Avete già Ok. visto i veicoli? Volete dare un'occhiata? Dare un'occhiata, dare un'occhiata. Aspetta, che prima ve li presento. Allora, qui abbiamo una Bentley Sì. Bentayga. Sì, un Bentayga, sì. È Sì, versione Roberto, V12 o dai, dalla. V8? È il V12. Roberto, e che canzoni sono? C'è E una chi ne bella sono? differenza. Il V12 è un mostro. Il V8 è tipo l'Urus, il V8. Invece il V12 è quello della Bentley. È Fammi riconosciuta la Bentley vedere. per. Per il V12 Bentley, caspita. Senti, quando passi, vedi tu e capiscilo tu, che cavolo. Poi qua Vabbè. abbiamo un'altra Rolls-Royce. Questa che modello? Fammi vedere un pochettino. È un Cullinan! Questa è una Rolls-Royce, una Rolls-Royce Cullinan! cool. Una Cullinan! Rolls-Royce cool. Oh, zio Roberto, cool, ho capito, Rolls-Royce cool. Abbiamo. Aspetta che vediamo gli interni. Sì, sono proprio quelli del cool, sì. E qui abbiamo una Ferrari e la Ferrari. Non è una LaFerrari quella! Aiutatemi! Scusami, Roberto, se ne capisci tu, vieni a fare tu questo lavoro, va Sì, bene? quasi quasi vengo a farlo io! Porca miseria! Questa Ferrari, però purtroppo, è il modello senza motore. Non è dietro il motore! Oh, ma queste macchine italiane che fanno i motori dietro, io non lo capisco mai. Non lo capirò mai sta cosa. Ecco, Ecco. ce Signori, l'hai potete fatta. farvi il giro così capite che modello è. Sì, Vuoto, grazie. Adesso mi V12, faccio. ecco, dai. Adesso mi faccio il giro, grazie. Ok, ragazzi, quindi questa dovrebbe essere un F40. Bellissima, vale, non sapete neanche quanto. È un F40. È speciale da morire. Il fatto è che non so se la gente lo sa, spero di no, perché così mi posso aggiudicare io l'asta. Cullinan normale, sì, forse questo vale sui 400 e passa mila. E questo qua anche non è male, Roberto, il però Bentley non entrare Bentayga. nella macchina. Ok, Quando mi. scusa. Questo dovrebbe essere, vediamo se è il V12, ma mi sa che. Ah, è una Speed! Ok, una Speed allungata, quella long wheelbase. Vediamo se è il V12. È il Roberto, V12! un po' troppo too much, Scusa, eh? scusa, scusa, Too dovevo vedere much. se era il V12. Dovevo vedere se era il Che V12. cos'è alla Sono pronto, fine? sono. È il V12, è il V12. È la Sei Speed long contento? wheelbase, sì. Tanto non hai i soldi per vincere quest'asta. No, in effetti è vero. A proposito, ti devo dare. Signori, scusate l'indoppo. Qui è una cosa. Tra me e lui, un Sì, attimino. Due dammi soldi sti. così. Te Dammi ne vai questi subito una soldi. volta finita l'asta e non mi dai più fastidio. Anche tu. Ah, ecco, perfetto, 7.000, grazie, li ho ricevuti, eh? Meno male, meno male. Li Bene, signori, possiamo iniziare l'asta. L'asta inizia da 100.000 dollari. Sì. Abbiamo 100.000 dollari di partenza. Chi punta? 120.000. 120.000 per il signor Roberto. 120.000 e uno. Oh, il signore qui davanti. 300.000 dollari. Subito di botto. 350. 350 per il signor Roberto. Sì. 350. La signora lì che salta. Un po' meno entusiasmo. Per favore, che se ci vuole si fa male. Cosa ha detto, signora? 370. 371. E due. Dai, signori. 400 dollari. 400.000 400, dollari. 400, 400. 400.000 dollari per il signor Roberto. Ho sentito 435? 435 per la signora qui. Perfetto. 435 1. 440. 440. Perfetto. 441. 442. 443. Va bene. Signore, l'asta è finita. Signor L'asta è Roberto, finita, sì. complimenti un'altra volta. Lei c'ha più sedere che sentimento. Sì, davvero, lo puoi dire forte. Oh mio Dio. Almeno ora è Ok. felice con il tuo V12.
Direi proprio di sì. Ok, allora aspetta che ti mando subito. Abbiamo detto quanto, questa volta non sbagliamoci. 455. 455. Cosa? C'è un problema di... C'è un problema di... Aspetta, arrivo perché? Subito. Devo chiamare un attimo la banca perché è una transazione un po' grossa. Aspetta, aspetta un secondo. Aspetta, aspetta. Sono letteralmente davanti a te. È un attimo, devo pagare. Un attimo solo. Devo chiamare la banca. Dammi il tempo di chiamare la banca. Muoviti. Nuovo all'asta. No. Sì. Sì. Grazie, grazie. Ecco fatto, ce li ho. Meno male. 4,40? 4,55. 4,55. Aspetta, ho sbagliato. 4,40? Oh, ma sembra fottere. No, io. 4,55, tieni. Ecco qua, a posto. Che è questo? Che? 4,55 ti ho mandato. Te l'ho mandato, 4,0. È giusto. Ah, no, infatti, perché se c'è qualcosa da dire sugli zeri, allora... ok, va bene, carichiamo tutto su. Wow, ragazzi, guardate che macchine abbiamo preso. La Ferrari F40. Oh mio Dio, questo non solamente è speciale per il posto, perché guardate che villa mega bellissima, ma no, naturalmente anche per la macchina in sé. Quindi vediamo un attimo di portare avanti un secondo il mio camion. Ma guardate che auto abbiamo appena comprato. L'F40 bellissima dentro fuori. Adesso ve la faccio vedere meglio, ma... una cosa speciale, spettacolare. Allora, vediamo se riesco a fare in qualche modo questa rotondina con il camion senza disfare questa villa, perché sennò altro che una F40 mi fanno pagare dopo. Ecco, meno male che c'è un po' di spazio qua per fare manovre, per fortuna. Quindi fatemela caricare velocemente e ci vediamo dopo che le abbiamo caricate tutte, così possiamo finalmente andarla a vendere sempre al concessionario di lusso o, insomma, all'Istituto di Arti Moderne. Ok, ottimo ragazzi, abbiamo caricato tutto sopra, vedete che l'abbiamo messe tutte anche solamente in questa parte, ma guardate che scenetta, questa immagine è bellissima e abbiamo tutte le macchine veramente di lusso, speriamo di farci un bel gruzzoletto con queste, ma credo proprio di sì, è impossibile venderle a poco. Quindi adesso sono di nuovo povero, non c'ho di nuovo nulla, ma... tra poco penso che finalmente arriveremo al nostro milione di dollari. Ok ragazzi, ci siamo! Siamo tornati. Adesso ho lasciato il rimorchio quello dietro perché tanto adesso non avevamo più veicoli, tanti veicoli, no? Quindi bastava semplicemente questo, che come sapete ci si muove molto ma molto più facilmente in giro. Ok, allora mi dici che per l'F40 è $1 milione? Cioè me la comprereste $1 milione? Oh caspita ragazzi, ce l'abbiamo fatta. $1 milione l'F40 e le altre due 400, cosa mi hai detto, 400 qualcosa mila. Non a testa, il singolo è molto basso. Ok che forse hai tirato su forse sulla F40, ma le altre due, il Cullinan e il Bentayga, bassine. Vabbè, comunque ragazzi, come vedete, accetto. Va benissimo, guarda, va proprio benissimo, eh. Ok, perfetto, facciamo così, le vendiamo a quello, tanto il nostro obiettivo è raggiunto. Siamo adesso ragazzi arrivati a $1,654,935. Wow, adesso direi che abbiamo finito praticamente. Scendiamo da qua ragazzi e andiamoci a bere un caffè direi, perché oltre a questo veramente non so davvero che fare e non c'è bisogno di fare nient'altro, davvero. Allora, adesso il caffè letteralmente non me lo toglie nessuno, ma che caspita è sto posto? Oh mio Dio. Last stop per iniziare. No, non ci posso credere. Qui abbiamo veicoli particolari. Oh mamma mia. Non ci posso credere. Mamma mia, anche qua, yeye. Ma lo devo dire io che qua. Ma ho capito, ma quante aste di... Vabbè, senti, ok, partecipo anche a questa. Dato che ci siamo, partecipo anche a questa. Ma meno male, questa volta te lo dico, non ce la fai. Non ce la faccio, in che senso? Che macchine sono? Oh mio Dio, ma che è sta roba? La macchina di Batman, oh caspiterina. Signori, questo incompetente ogni tanto viene a disturbare nelle aste. Ma non è così, oh mio Dio, sono uno, il tuo miglior cliente e poi mi tratti così, vabbè dai, inizia sta. Dai, basta, inizia questa. Guarda in vacanza, non mi rompere col... Ok, spiega però che cosa sono sti veicoli allora, prima. Qua abbiamo, perché l'ho già spiegato, però fammelo rispiegare, giusto che... non c'ero. Allora, qui abbiamo due moto. Queste moto hanno la particolarità di essere antigravitazionale, perché da sotto hanno poste delle calamite che vanno contro il nucleo terrestre e quindi li sollevano da terra. Solo questi veicoli valgono un occhio della testa. Poi qui dietro abbiamo due riproduzioni fedelissime dei film più importanti, Cyberpunk e questa Addo di Forza. Forse okay. Mi sto sbagliando. Mi sa di sì, però vabbè, comunque.
Anzi, questa è sì, quella di Batman, quando ancora doveva fare di colore nero, sì. E questa non è proprio fedele, però è la DeLorean. Posso fare una Non si sa foto perché. qua? Fa la foto qua, e fatti la Grazie. foto. No. E dai, però. Vabbè, l'ho fatta, l'ho fatta. Allora, signori, l'asta sta per iniziare. Se volete andare intorno ai veicoli, andarli a vedere. Nessuno? Bene così. Meglio, prima iniziamo, prima finiamo. L'asta inizia da 1 milione di dollari. Che cos'è Signori, un avete sentito bilione? bene? Scusa. 1 milione di dollari. Un miliardo intendi? Scusa, 1 miliardo. Madonna, t'ho detto, vieni a farlo qua tu il mio lavoro. Vieni a farlo qua. Un E dai, vieni miliardo qua. di dollari, ma veramente così tanto? Un Incredibile. miliardo, signora con la videocamera che sta facendo le foto. Ha detto 1 miliardo e 2? Ho Ma sentito bene? Ah, come? 1 miliardo e 3? Ah, bene, 1 miliardo e 3 per la signora. Chi vi offre di più? Roberto, devi offrire? No, 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 1 miliardo e 3? no, 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 no. Uno? Qui il signore con le cuffie stupide, che cuffie sono? Boh, vabbè, 1 miliardo e 4 ho detto? Non ha detto niente, ok, sono sordo. Oddio. 1 miliardo e 3 per la signora. Mamma mia, io mi tiro 1 miliardo fuori. e 3, Mi 2, tiro fuori, mi 3. tiro fuori, mi tiro E fuori, basta. signore lì ha detto 1 miliardo e 5, 1 miliardo e 5. Non posso, non posso. È letteralmente troppo, ragazzi, troppo. Bene, direi che terminiamo qua questo episodio. Grazie mille a tutti della visione. Mi raccomando, lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Iscrivetevi per nuovi episodi. Come sapete, ogni giovedì, martedì e sabato facciamo un nuovo video. E quindi, se vi iscrivete, ragazzi, potete ricevere tutti i video quando escono. E soprattutto, ho un nuovo sistema intero di abbonamenti, ragazzi. Lo potete trovare cliccando su Abbonati. Leggete quali sono i vantaggi che ricevete con gli abbonamenti nuovi, perché è completamente diverso rispetto a una volta e ha molto più senso. Detto ciò, grazie mille. Arrivederci.